Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Leggiamo, come sapete, il canto 31 del Paradiso, tutto di seguito e poi riprendiamo per spiegare. Più o meno a metà di canto facciamo la nostra solita pausa di 5 minuti, durante la quale potete inviarmi, se avete dei dubbi, delle domande alla chat. Quindi ricominciamo. Approfitto per ricordarvi che siccome l'8 dicembre è festivo, è la settimana prossima, che è 1° dicembre, avremo lezione normalmente, poi saltiamo la lezione dell'8 e il 15 leggiamo l'ultimo canto del Paradiso. Informa tu. Sì, Ah, mi è sembrato di sentire qualcosa. Bene, inizio. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa, ma l'altra che volando vede e canta la gloria di colui che l'innamora e la bontà che la fece cotanta, siccome schiera d'ape che si infiora, una fiata e una si ritorna, laddove suo lavoro si insapora, nel gran fior discendeva che s'adorna di tante foglie, e quindi risaliva là dove suo amor sempre soggiorna. Le facce tutte avean di fiamma bianca e l'ali d'oro e l'altro tanto bianco che nulla neve a quel termine arriva. Quando scendean nel fior di banco in banco, porgean della pace e dell'ardore che li acquistavan ventilando il fianco. Nell'interporsi tra il di sopra e il fiore di tanta moltitudine volante, impediva la vista e lo splendore che la luce divina è penetrante per l'universo secondo che è degno, sì che nulla le può essere ostante. Questo sicuro e gaudioso regno, frequenti in gente antica e in novella, viso e amore avean tutto ad un segno. O trina luce che in unica stella, scintillando a lor vista, si li appaga, guarda quaggiuso alla nostra procella. Sei barbari venendo da tal plaga che ciascun giorno d'elice si cuopra rotante col suo figlio ond'elle vaga, veggendo Roma e l'ardua sua opra, stupefaciensi quando laterano alle cose mortali andò di sopra. Io, che al divino dall'umano, all'eterno dal tempo era venuto e di Fiorenza in popol giusto e sano, di che stupor dovea esser compiuto. Certo, tra esso il guaidio mi facea libito non udire starmi muto, e quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando, e spera già ridir com'ello stea. Su per la viva luce passeggiando, menava io gli occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo recirculando. Vedea visi a carità suadi, d'altrui lume fregiati di suo riso e atti ornati di tutti onestadi. La forma general di paradiso già tutta mio sguardo avea compresa, e in nullo parte ancor fermato fiso, e volgeami con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mia era sospesa. Uno intendea e altro mi rispose. Credea veder Beatrice e vidi un seme vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna Letizia in atto pio, quale a tenero padre si convene. E ov'ella, subito diss'io, ond'elli, a terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del loco mio, e se riguardi su nel terzo giro dal sommo grado, tu la rivedrai nel trono che i suoi merti le sortiro. Senza risponder, gli occhi sullevai, e vidi lei che si facea corona, riflettendo da sé gli eterni rai. Da quella region che più su tona, oppio mortale alcun tanto non dista, qualunque in mare più giù s'abbandona, quanto lì da Beatrice la mia vista, ma nulla mi facea che sua effigie non discende a me per mezzo mista.
O donna in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie, di tante cose quanti ho vedute, dal tuo podere, dalla tua bontate, riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi, che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia, che è fatta e sana, piacente a te, dal corpo si disnodi. Così orai, e quella sì lontana, come parea, sorrise e riguardommi, poi si tornò all'eterna fontana. E il santo Sene, a ciò che tu assommi perfettamente, disse il tuo cammino, a che priego e amor santo mandommi. Vola con gli occhi per questo giardino, che veder lui t'acconcerà lo sguardo più al montar per lo raggio divino. E la regina del cielo, ond'io ardo tutto d'amor, ne farà ogni grazia. Però chi sono il suo fedel Bernardo? Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra, che per l'antica fame non sen sazia, ma dice nel pensier finché si mostra: Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, or fu sì fatta la sembianza vostra? Tale era io mirando la vivace carità di colui che in questo mondo, contemplando, gustò di quella pace. Figliol di grazia, quest'esser giocondo, cominciò egli, non ti sarà noto tenendo gli occhi pur qua giù al fondo, ma guardi i cerchi infino al più remoto, tanto che veggi seder la regina cui questo regno è suddito e devoto. Io levai gli occhi, e come da mattina la parte oriental dell'orizzonte soverchia quella dove il sol declina, così, quasi di valle andando a monte con gli occhi, vidi parte nello stremo vincer di lume tutta l'altra fronte. E come quivi ove s'aspetta il temo che mal guidò Fetonte, più si infiamma, e quindi il lume si fa scemo, così quella pacifica ogni fiamma nel mezzo s'avvivava ed ogni parte per igual modo allentava la fiamma. E a qual mezzo, con le penne sparte, vidi io più di 1000 angeli festanti, ciascun distinto di fulgore ed arte. Vidi a lor giochi quivi e a lor canti ridere una bellezza che letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. E se io avessi in dir tanta divizia quanta d'immaginar, non ardirei lo minimo tentar di sua delizia. Bernardo, come vide gli occhi miei nel caldo suo caler fissi e attenti, di suoi con tanto affetto volse a lei, che i miei di rimirar fe più attenti, ardenti. Allora, ricordiamo che Dante e Beatrice sono in questo cerchio enorme giallo, che è circondato dai troni dei salvati, in forma di anfiteatro o di rosa, i cui petali sono appunti i beati salvati dell'Antico e del Nuovo Testamento. E quindi Dante inizia riprendendo quello che aveva descritto in un modo successivo. Nel canto trentesimo, vi ricordate che lì l'Empiro gli si era presentato prima come un fiume di luce che poi era diventato un cerchio, e il cerchio appunto si era poi adornato delle bianche stole dei salvati. E allora riprende, tira le somme, perché ora l'Empiro gli si è raffigurato come veramente gli si è presentato come segno appunto di questo misterioso, inconoscibile nel mondo stato di beatitudine, e quindi riassume
In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Vi ricordate che prima, quando Dante aveva visto questo fiume di luce dorato, aveva visto un prato ai lati che erano dei fiori che poi si sono rivelati appunto i salvati e delle scintille di luce che andavano e tornavano da questo prato fiorito al fiume e tornavano, vero? E allora qui Dante divide, no? Siccome ci ha detto che i salvati sono i petali di questa rosa, ci chiarisce che diversa funzione svolgevano ora gli angeli. Allora dice, dunque, in forma di rosa bianca, candida, perché appunto formato dalle bianche stole dei salvati, che Dante, vi ricordate, sta vedendo eccezionalmente con il corpo risorto, cioè come saranno dopo il giudizio finale, mi si mostrava la milizia santa, cioè quei militanti che nel mondo avevano chiaramente vinto e quindi avevano assunto la santità, che Cristo fece sposa sua, la milizia, con il proprio sangue, cioè i salvati riscattati appunto trionfanti dagli umani che sono in milizia nel mondo. Quindi Dante sta dicendo: gli uomini e le donne salvati mi apparivano come una rosa candida, ma l'altra, cioè l'altra parte del paradiso, l'altra milizia, prima li aveva nominati, vi ricordate nel canto scorso, come le due milizie di paradiso, quindi ora al verso quarto parlerà degli angeli, ma l'altra che volando vede e canta la gloria di colui che l'innamora e la bontà che la fece cotanta, cioè è l'altra milizia, cioè gli angeli, che volando guarda in Dio e canta la gloria di Dio che l'innamora e la bontà che la fece così innalzata a vedere e a godere, sì come schiera d'ape che si infiora una fiata e una si ritorna là dove suo lavoro si insapora, nel gran fior discendeva che s'adorna di tante foglie e quindi risaliva là dove il suo amor sempre soggiorna. Cioè gli angeli, come uno sciame di api che entra nei fiori, si infiora, e una volta e un'altra volta torna nell'alveare, cioè dove la sua fatica, il suo lavoro prende sapore, perché il nettare diventa miele. Cioè, così come api che vanno dall'alveare nei fiori, vanno e tornano per portare appunto il nettare dei fiori nell'alveare affinché diventi miele, nello stesso modo questa seconda milizia, cioè gli angeli, discendeva nel grande fiore, cioè nel giallo dove sono Dante e Beatrice. Discendeva nel fiore che si adorna di tante foglie, di tanti salvati, e quindi risaliva in Dio, cioè laddove il suo amore è sempre, cioè Dio. Questa similitudine, diciamo la prima di un canto molto ricco in similitudini bellissime, è molto interessante, intanto perché presenta per la prima volta nel canto l'immagine della dolcezza del miele, che chiaramente l'abbiamo visto questo dolce più volte nel Purgatorio e nel Paradiso come caratteristica della beatitudine, ma allo stesso tempo presenta un'inversione rispetto all'immagine naturale che richiama, perché metaforicamente diciamo quello che fanno gli angeli è portare la dolcezza di Dio
nei salvati che conformano appunto il fiore. E però, diciamo, il fiore che è stato detto rosa nelle api in realtà è quello da dove proviene il nettare che poi diventa miele. Quindi il fatto che Dante stia invertendo la comunicazione del dolce, perché chiaramente in questo caso, se noi facessimo un'analogia tra i termini del paragone, vero? E mettiamo allora, gli angeli sono come api. L'alveare, che è dove, diciamo, se un elemento è comune, che è il fiore, che appunto motiva la similitudine. Nel caso delle api, nel fiore si prende l'elemento che si trasporta nell'alveare, mentre invece nella realtà dell'empireo, quello che si trasporta proviene da Dio, che sarebbe l'alveare nell'analogia presentata, e i salvati, che sono i fiori, lo ricevono. È un'inversione che rimane tacita, ma che è significativa della, diciamo, impossibilità di capire naturalmente l'empireo, il che vedremo con molta più profondità nell'ultimo canto, dove a Dante si presentano i grandi misteri sconosciuti, inconoscibili da noi mortali, attraverso esperienze impossibili da essere verificate nel mondo. E allora Dante ci ha raccontato attraverso questa immagine che gli angeli svolgono questa funzione di mediazione tra Dio e i salvati, come anche con noi del mondo fanno da mezzo, vero, tra Dio e noi umani. E al verso 13. Le facce tutte avean di fiamma viva e l'ali d'oro e l'altro tanto bianco che nulla neve a quel termine arriva. Cioè le facce degli angeli erano rosse come di una fiamma accesa, le ali d'oro e il resto del corpo bianco, di un bianco così candido come nessuna neve può arrivare ad esserla. Questi tre colori chiaramente sono stati oggetto di indagine simbolica, ma qui i commentatori antichi non si mettono d'accordo sul loro significato. Secondo alcuni il rosso rappresenta la carità, l'oro la perfezione e il bianco la purezza, secondo altri sarebbero le tre persone della Trinità. Il fatto è che questi angeli, diciamo, adornano di un po' di colore, comunque simbolico, il bianco della rosa. E al verso 16, quando scendean nel fior, di banco in banco porgevan della pace e dell'ardore che li acquistavan ventilando il fianco. Cioè, quando scendevano nel fiore, di gradino in gradino dove sono i salvati, porgevano della pace e dell'ardore che loro acquistavano battendo le ali andando in Dio. E adesso, siccome diciamo chiaramente noi dobbiamo immaginare un fiore enorme che è in continuazione sorvolato da angeli come api, che in qualche modo rimarrebbero in mezzo tra Dio, il fonte che è paragonato all'alveare, e i petali del fiore, Dante fa un chiarimento che sarà narrativamente molto importante anche per rendere più naturale una scena dell'ultima parte, in cui chiarisce al verso 19, nell'interporsi tra il di sopra e il fiore di tanta moltitudine volante, impediva la vista e lo splendore che la luce divina è penetrante per l'universo secondo che è degno, sicché nulla le può essere ostante. Allora, è l'interporsi tra il di sopra, cioè Dio e la rosa, il fiore,
di questa moltitudine volante di angeli non impediva la vista e lo splendore, cioè il fatto che i salvati vedessero Dio direttamente, come se non ci fossero gli angeli in mezzo. Perché, come spiega Dante al verso 22, già che la luce divina penetra per l'universo nella misura in cui ogni parte dell'universo è degna di riceverla, in modo che niente può essere un ostacolo per riceverla. Cioè, siccome questa luce che è Dio è luce intellettuale, non fisica, e non c'è un mezzo, un'atmosfera che rende distanti e possibilmente ostacoli gli angeli rispetto di quel rapporto diretto tra i salvati e Dio, loro vedono direttamente Dio come se gli angeli non ci fossero. E Dante, appunto, in questa spiegazione dei versi 22 e 23, ricorda il primo canto, anzi l'incipit del paradiso. Vi ricordate la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Vi ricordate che fin dall'inizio Dante, per avvertirci che lui era stato appunto qua nell'Empireo e che non poteva ricordare e quindi nemmeno dire le cose più importanti che vide, aveva dichiarato in apertura della cantica la gerarchia di questa gloria divina che attraverso il verbo risplende naturalmente. Rendeva analoga alla luce, ma qui si aggiunge questa informazione che comunque abbiamo progressivamente imparato durante la lettura, che questa diversa penetrazione della luce intellettuale, che è gloria divina, nell'universo dipende dalla dignità di ogni essere che, come abbiamo visto più volte, dipende dalla disposizione diversa di ogni essere ad accogliere la grazia. E quindi, essendo questa luce gloria, chiaramente la visione di questa luce, non essendo fisica, non viene impedita. Da questa intercessione degli angeli. E al verso 25, questo sicuro e gaudioso regno, frequente in gente antica e in novella, viso amore, avean tutto ad un segno. Cioè questo regno che è puro godimento. Ed è sicuro, pacifico, senza alcun rischio di interruzione, che era pieno di gente antica, cioè anime appartenenti ai personaggi dell'Antico Testamento che credevano nel Cristo venturo, e in novella gente, chiaramente cristiani, avevano tutti. Sia gli antichi che i moderni, cioè quelli vissuti anche dopo Cristo. Avevano tutti il loro sguardo, il loro amore indirizzati allo stesso segno, che chiaramente è quel punto luminosissimo che è Dio, che Dante aveva visto per la prima volta poco prima. Vi ricordate, lo narra nel canto 28esimo. E qui Dante fa, diciamo, una cosa interessantissima nella terzina successiva, perché ricordando il Dante scrittore, come tutte le anime di tutte le epoche guardavano Dio, lui, come scrittore, fa subito, diciamo, una richiesta a Dio di considerare la condizione terribile, corrotta della terra. E quindi, al verso 28,
O trina luce che in un'unica stella, scintillando a lor vista, si li appaga, guarda qua giuso alla nostra procella. Cioè, o luce trina di Dio che in un solo punto luminoso, scintillando davanti alla loro vista, così li appaga, cioè così li soddisfa, li rende contenti. Guarda qua giù la nostra zona corrotta, guarda il mondo come contrasta con questa pace e sicurezza del paradiso. E a proposito di questo ricordo del contrasto tra la condizione del mondo e l'ordine e la pace e la gioia dell'empireo, Dante fa un paragone tra i più belli. Per rendere il suo stato di stupefazione davanti allo spettacolo meraviglioso della rosa e degli angeli. E lo dice così al verso 31: Sei barbari venendo da tal plaga che ciascun giorno delice si cuopra, rotando col suo figlio ondelle vaga. Veggendo Roma e l'ardua sua opra stupefaciansi, quando laterano alle cose mortali andò di sopra, io che al divino, dall'umano, all'eterno, dal tempo era venuto e di Fiorenza in popol giusto e sano, di che stupor dovea esser compiuto. Allora, qui Dante fa una similitudine molto significativa perché il termine di paragone è quello di un pellegrino che va a Roma, come ci andavano, insomma, sempre, e in questo caso i barbari, quelli che vivono nell'estremo nord dell'Europa, che arrivano a Roma e vedendo i meravigliosi palazzi e soprattutto il San Giovanni in Laterano, che è stato per secoli sede del papato, rimanevano stupefatti. Vedete che mette in confronto, diciamo, una zona barbarica senza bellezza, è una zona, è Roma, no? Per poi paragonare il suo proprio stupore, analizzeremo tra un po' appunto il secondo termine della similitudine. E qui diciamo, io adesso ho semplificato per motivi didattici, diciamo, l'espressione con la quale Dante si riferisce alla zona di provenienza dei barbari, come l'estremo nord dell'Europa, ma Dante lo dice con un'immagine mitologico-astronomica di quelle molto care a lui, dicendo allora sei barbari venendo dalla tale zona, cioè dalla plaga, che ogni giorno si copre di elice. Elice era una ninfa che era diventata, insomma, beh, una delle solite ninfe amate da Giove, che per gelosia di Giunone era stata trasformata in un'orsa e che poi, insomma, Giove mette come l'orsa maggiore nel cielo, come una costellazione. Allora, venendo da quella zona che si copre sempre dell'orsa maggiore, rotando con suo figlio Boote Arcade, cioè il figlio che diventa l'orsa minore, di cui lei è sempre contemplante, amorevole, quindi venendo dalla zona che si copre dell'orsa maggiore, l'orsa minore, che è appunto l'estremo nord dell'Europa. I barbari, venendo da lì, vedendo Roma e la sua opera ardua, cioè le sue costruzioni stupende, appunto rimanevano così stupefatti quando San Giovanni in Laterano andò di sopra a tutte le cose mortali. Probabilmente è un'indicazione di quando Costantino fece trasformare questo palazzo lateranesi sede dei papi,
andando al di sopra di tutte le chiese, appunto, umane. Allora, se, riassumendo, i barbari che vengono da una zona, diciamo, poco civile agli occhi di Dante, venendo a Roma, rimanevano stupefatti davanti alle opere umane più eccelse, io, dice Dante al verso 37, che al divino dall'umano, cioè facendo un salto chiaramente impossibile da paragonare con nessun altro, all'eterno dal tempo era venuto, quindi ero arrivato all'eternità venendo dal tempo, e di Firenze in popol giusto e sano, e da Firenze ero venuto a un popolo giusto e salutare, com'era il paradiso pieno di salvati, di che stupore dovevo essere completo, cioè potete immaginare quanto ero stupefatto. Questa bellissima terzina, no? Che confronti il divino e l'umano, il tempo all'eterno e Firenze con l'empireo, oltre alla sua bellezza, molto significativo perché, in primo luogo, Dante sta paragonando se stesso per la prima volta nel canto, ma lo farà altre due volte, con un pellegrino, cioè con qualcuno che è a Roma. E questo è molto importante perché il pellegrino, come voi sapete, si allontana da casa sua per poi tornarvi. E siccome siamo vicini al ritorno di Dante, questa figura del pellegrino è particolarmente presente in questi ultimi canti del Paradiso. Ma poi è anche molto significativo perché qui si nomina Firenze per l'ultima volta nel libro. Sapete che la città di Dante è quasi un personaggio più del racconto, che è stata tristemente caratterizzata dall'ingiustizia, dalla superbia, dalla violenza, dall'ostentazione in molte delle occasioni in cui Dante ne parla, ma era stata anche abbastanza di recente, all'inizio del canto 25, ricordata con nostalgia a proposito di questo anelito di Dante di riposare nel bello vilio vio dormì agnello. Vi ricordate? Nemico ai lupi che gli fanno guerra. E quindi l'ultima volta che avevamo sentito parlare di Firenze, c'era questa espressione del desiderio dell'esule di tornare in patria. Ora invece, essendo Firenze, diciamo, terza nella serie di opposizioni tra l'umano e il divino, il tempo e l'eterno, in opposizione nei confronti di un popolo giusto e sano, acquista chiaramente le peggiori delle sue qualità, cioè un popolo ingiusto e malato, è l'ultimo riferimento alla patria del poeta, che sta contrastando chiaramente l'ordine, la bellezza e la pace dell'empireo con la patria che conosce nel mondo. E al verso 41 Dante ci parla del suo stato di stupefazione, di contemplazione silente dello spettacolo dell'empireo. Certo, tra esso e il gaudio mi faceva libito non udire starmi muto. Cioè, certo, tra quello stupore di cui ero compiuto, completamente preso, e il godimento, chiaramente mi permetteva, mi faceva desideroso di non udire niente, quindi Dante non sta sentendo nessuna parola di Beatrice e stare muto. E ora al verso 43, di nuovo questa volta esplicito riferimento al pellegrino.
e quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando e spera già ridir come lo stea, su per la viva luce passeggiando, menava io gli occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo recirculando. Allora è come un pellegrino che gode guardando e riguardando il tempio del suo voto, quindi quando è arrivato all'oggetto ultimo del proprio pellegrinaggio, e già ha speranze di ridire come era quel tempio del suo voto. Così era Dante, adesso continuiamo a parafrasare dal verso 46, ma è molto interessante. Dante ha già ricevuto, il Dante personaggio a questo punto, le tre investiture profetiche, sia da parte di Beatrice che da Cacciaguida, che da San Pietro stesso. Quindi il pellegrino è perfettamente consapevole che il suo viaggio sta per arrivare alla fine e che quando tornerà dovrà ridire quello che ha visto. Quindi è nella condizione di un pellegrino che guarda l'oggetto ultimo del suo viaggio, di pellegrinaggio, e sta già pensando come lo racconterà, come dirà ai suoi compatrioti quando tornerà alla sua città, com'era il tempio del suo voto. Quindi è bello vedere questo pellegrino che sta quasi per unirsi con la condizione dello scrittore, perché ha già per la testa non solo il godimento di quello che sta vedendo, ma si prepara già a vedere come racconterà questa altissima bellezza. Allora, così come un pellegrino che già ha la speranza di raccontare com'è il tempio del suo voto, Dante, passeggiando per la luce viva di questa rosa, dice: io menava gli occhi, cioè passeggiando con gli occhi per i gradini che conformavano questa sorta di anfiteatro, mo su, mo giù e mo recirculando, cioè facendo salire lo sguardo, scendendo e guardando circolarmente. E al verso 49, ormai Dante scrittore è già tornato e sta raccontando com'era: videa visia carita suadi, d'altrui lume freggiati di suo riso e atti ornati di tutti onestati. Beh, questa terzina è stupenda perché il suono di questi versi, anche se non capissimo una parola, è di una musica stupenda, no? Perché è come se vedessimo il Dante appena torna, cioè chiaramente quando scrive questi versi sono passati anni, no? Però ha appena ricordato lui stesso come pellegrino, pensando come farò a scrivere questa bellezza, e lo fa intanto con questi iatti del verso 49, videa visia carita suadi, che veramente rende con il suono stesso il passeggiare dello sguardo di Dante. Il significato è: io vedevo visi suadenti a carità, cioè che invitavano alla carità, d'altrui lume freggiati e di suo risi, cioè adornati della luce altrui, cioè di quella divina e del proprio riso, del sorriso, e atti ornati di tutte onestadi. Vedete questa alliterazione della dentale, atti ornati di tutti onestati, che in mezzo ai visi suadi, che davano più un'impressione di unione tra tutti i visi, perché i suoni sono molto fluidi, e adesso tutte queste ettiche connotano l'individualità degli atti di ognuno, che sono di onestà, quindi di decoro,
individuale, quasi uno strumento col pizzicato, no? Quest'ultimo verso 51. E allora il verso 52, la forma generale di paradiso già tutta mio sguardo aveva compresa, in nulla parte ancor fermato fiso, e volgeami con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mia era sospesa. Cioè, qui è bellissimo perché Dante, nonostante sia in silenzio e stia godendosi questa bellezza dell'Empireo, gli nascono comunque dei dubbi e, come al solito, vuole domandare a Beatrice le cose che non ha capito. Allora dice: il mio sguardo aveva già compreso globalmente il paradiso, la forma generale, senza essersi fermato fisso in nessuna parte, e io già mi stavo volgendo con volontà riaccesa per domandare a Beatrice le cose di cui la mia mente era sospesa, in sospeso perché non conosceva la mia mente. E qui succede una sorpresa che era stata molto brevemente annunciata nel canto scorso. Uno intendea e altro mi rispose. Credea veder Beatrice e vidi un sene vestito con le genti gloriose. Allora io pensavo, avevo l'intenzione di vedere Beatrice, ero sicuro che c'era lei accanto a me, ma mi trovai con un'altra cosa. Credevo di vedere Beatrice, vidi un anziano, un sene, la parola sene è un latinismo di cui noi abbiamo l'aggettivo senile, no? Per esempio, di registro molto aulico, e dice Dante che questo anziano era vestito con una stola bianca come tutto il resto delle genti gloriose. Allora, questo è veramente sorprendente. In qualche modo, questa scomparsa silente di Beatrice ricorda quella di Virgilio, perché anche, vi ricordate, nel Paradiso Terrestre Dante si era girato per chiedere aiuto a Virgilio. Per quel che riguardava la sua emozione violentissima nel rivedere Beatrice dopo 10 anni, e anche lì lui era scomparso, vero? Ma non c'era nessuno, cioè Dante era da solo in quel momento e, come ricorderete, Dante si mette a piangere, dice che nessuno dei piaceri dell'Eden che abbiamo perso per l'antica madre, per Eva, valsero alle sue guance, che erano pulite dalla rugiada con cui li aveva lavati Virgilio all'inizio del percorso purgatoriale, non si sporcassero di nuovo di lacrime. In questo caso, invece, c'è qualcuno che Beatrice ha lasciato al suo posto, come ora vedremo, e anche la reazione di Dante è molto diversa. Dicevo che questa scomparsa di Beatrice, a differenza di quella di Virgilio, che era stata annunciata fin dal canto proemiale, in questo caso è relativamente sorprendente. C'era solo stato detto, vi ricordate, nel canto scorso, nel 30, che Beatrice aveva parlato a Dante con l'atteggiamento di colui che ha già esaurito il suo compito di guida, no? Come spedito duce, diceva Dante. E quindi era stato, diciamo, seminato molto sottilmente questo fatto che si avvera ora. E questa parola sene, approfitto per dirvi, sono una questione stilistica, è uno degli esempi tradizionali di quelli che ha dato Gianfranco Contini, il grande filologo che scrisse pure, insomma, su Dante, cui dobbiamo la ormai classica espressione plurilinguismo dantesco, in opposizione con il monolinguismo di Petrarca.
Appunto, uno degli esempi che offre Gianfranco Contini per farci capire la grande varietà di termini di cui si serve Dante per rendere la diversa condizione nella gerarchia, appunto, del creato dei diversi personaggi, è appunto questo termine sene che Dante usa, come vedremo tra un po', per riferirsi a San Bernardo di Chiaravalle, che è questo anziano che qui sta trovando, mentre invece aveva usato il termine veglio per riferirsi a Catone, al primo personaggio salvato che lui trova nel Purgatorio, e aveva usato invece vecchio per riferirsi a Caronte, il traghettatore delle anime nell'inferno. E quindi questo è diciamo, un esempio paradigmatico di come Dante, avendo diciamo, diversi sinonimi a disposizione, li sceglie a seconda del registro per indicare una maggiore gerarchia di questi tre anziani, che è un poeta diciamo, meno attento a queste sottigliezze sociolinguistiche, avrebbe, diciamo, detti tutti e tre anziano, per esempio. Allora, questo anziano al verso 61 viene descritto brevemente da Dante: diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna letizia, in atto pio, quale a tenero padre si convene, cioè era soffuso negli occhi e nelle guance, anche queste dette con un latinismo molto sublime, le gene, di letizia benigna, quindi di benevola felicità, pietoso in atto, come diciamo, corrisponde a un padre tenero, quindi autorevole ma anche amorevole. E Dante, che si aspettava di vedere Beatrice, al verso 64, e ovella subito disse io. Dante domanda, non urla, come dice invece Borges quando parafrasa questo episodio, introducendo dei piccoli cambiamenti che abbonano la sua tesi, che è davvero allucinante. Perciò io, insomma, durante la lettura cerco di immunizzarvi contro la visione veramente, diciamo, e volontariamente da parte di Borges, per certo divergente dal senso di questo episodio. Dante qua non urla, dice subito: dov'è lei? Invece aveva pianto quando se n'era andato Virgilio, qui no, qui non piange. E allora l'anziano risponde al verso 65: Ond'elli, a terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del loco mio, e se riguardi su nel terzo giro dal sommo grado, tu la rivedrai nel trono che i suoi merti le sortiro. Allora, la prima cosa che dice Bernardo, vabbè, Dante non sa ancora che sia Bernardo, questo anziano dice: affinché tu possa portare a termine questo viaggio e raggiunga l'oggetto ultimo del tuo desiderio, Beatrice stessa mi mosse dal mio luogo di contemplazione. Questo è interessantissimo, no? Perché noi, diciamo, finora abbiamo visto che tra le diverse guide di Dante c'era una gerarchia. Abbiamo saputo fin dal secondo canto dell'Inferno che Virgilio era stato mandato da Beatrice, che a sua volta era stata mandata da Santa Lucia, a sua volta dalla Vergine Maria. E quindi potevamo stabilire, diciamo, appunto una gerarchia tra quelli che comandavano e quelli che ubbidivano. E infatti, vi ricordate quando se n'è andato Virgilio e Dante si è messo a piangere, Beatrice, quello che ha detto, cioè a parte che l'ha nominato, Dante non piange ranco, non piangere ancora, che pianger ti convien per altra spada, no? Era stata durissima, ma in tutta quella,
In tutta quella scena importantissima di accusa a Dante dei suoi peccati e confessione, Beatrice aveva in qualche modo ricordato che lei, cioè che Dante stava piangendo per l'assenza di Virgilio, ma che Virgilio era stato mandato a Dante da lei che piangente era addirittura scesa nell'inferno, vero? Per riscattare Dante. Come se Beatrice, molto elegantemente, perché lei non è mai, diciamo, così semplice nel suo parlare, ma è come se avesse detto a Dante: guarda, tu piangi per Virgilio, io stavo piangendo per te e io ti ho mandato Virgilio, però. Invece qua è come se questa gerarchia perdesse importanza perché Bernardo, che è l'ultimo guida di Dante, che è quello che appunto interviene affinché a Dante si riveli addirittura Dio direttamente, e quindi diciamo nel succedersi delle guide in qualche modo è superiore a Beatrice, volendo, perché simboleggia un tipo di grazia intuitiva che è indispensabile alla visione ultima, per la quale evidentemente non è sufficiente la teologia, che è quello che rappresentava Beatrice. E tuttavia, nonostante svolga questa funzione in qualche modo superiore a quella che ha svolto finora Beatrice, non so perché mi dice, vabbè, è stato mandato da Beatrice. Cioè, questo è molto interessante perché vuol dire che Beatrice ha svolto una funzione in qualche modo qualitativa. Non soltanto ha dato l'ordine a Virgilio, che chiaramente rappresenta qualcosa che Beatrice supera, no? Ma addirittura ha mandato, cioè come riconoscendo come teologia che è, che manca la parte mistica affinché a Dante si riveli l'ultima verità, ed è stata lei a chiedere a Bernardo appunto che subentri in questo suo ruolo. E Bernardo, dopo aver detto questo, vabbè, quest'anima la cui identità in realtà non dovremmo ancora conoscere, invita Dante al verso 67 a guardare nel terzo gradino, cominciando dall'alto, dal sommo grado della rosa, che Beatrice è tornata appunto a occupare il trono che ha meritato per la sua virtù. E quindi evidentemente quel trono, quel seggio è stato vuoto durante il periodo in cui Dante, insomma, è stato accompagnato da Beatrice, dall'Eden fino a lì, e ora Beatrice è tornata nel suo posto e ha lasciato Dante nelle mani di questo anziano. Allora Dante, che aveva appena domandato dove lei, lui gli aveva detto: guarda che lei mi ha chiesto di venire a sostituirla. E gli ha detto: guardala, se guardi dall'alto la vedrai che occupa il suo terzo luogo, insomma, nel terzo gradino, cominciando dall'alto. Quindi anche questo è importante, è molto altolocata Beatrice, eh? Non è un'anima di quelle che sono alla base della rosa. Allora Dante, senza rispondere, come dice al verso 70, senza rispondere, gli occhi sollevai. E vidi lei che si facea corona riflettendo da sé gli eterni rai. Cioè Dante non risponde, alza gli occhi da quest'anziano e vede Beatrice incoronata con i raggi che riflettono la luce eterna di Dio. E qui al verso 73 Dante riprende questa stessa idea che prima aveva menzionato a proposito della visione perfetta che i salvati possono avere di Dio nonostante gli angeli ci fossero in mezzo.
Riprende quest'idea per indicare che, nonostante l'enorme distanza che c'era tra lui, che è sempre con l'anziano nel giallo centrale del fiore, e lei, che diciamo molto vicina ai gradini superiori, comunque la può vedere nitidamente, senza alcuna difficoltà, perché lì non c'è aria. In realtà non c'è distanza, la distanza è metafisica, non è fisica perché lì non c'è spazio. Allora, per rendere questa distanza metafisica in termini comprensibili a noi e quindi fisici, al verso 73, da quella regione che più sutona, occhio mortale, alcun tanto non dista, qualunque in mare più giù s'abbandona, quanto lì da Beatrice la mia vista. Allora, dalla regione altissima, più alta dell'atmosfera, dove si generano i tuoni, l'occhio mortale di qualcuno che sta guardando dal fondo del mare non è tanto distante quanto era dalla mia vista, Beatrice, ma nulla mi faceva, ma questa distanza non faceva niente, che sua effigie non discende a me per mezzo mista, giacché la sua immagine non arrivava a me mista, cioè con imperfezioni, con poca nitidezza, attraverso un mezzo, l'aria o l'atmosfera. Non essendo, cioè era di una distanza indicibile, perché maggiore di quella che c'è tra qualcuno che è nel fondo del mare e la zona altissima dell'atmosfera dove nascono i tuoni, e tuttavia potevo vederla senza perdere un suo particolare, perché non c'era aria in mezzo tra noi due. Allora, io suggerisco di fare la pausa ora. Veramente ho fatto fatica questa volta a decidere dove interrompere questo canto che va da bellezza in bellezza senza darci veramente un attimo di respiro. Ma siccome nel verso 79 inizia questa preghiera di ringraziamento che Dante fa a Beatrice, direi di prendere un po' d'aria, adesso. Bene, rieccoci. Riprendiamo allora. Dante sta vedendo dal mezzo giallo della rosa Beatrice, che è tornata senza aver fatto parole di congedo. Vi ricordate che anche questa è una differenza con Virgilio, che aveva annunciato, lo leggiamo nel 27° del Purgatorio, aveva annunciato che quelle sarebbero state le sue ultime parole, poi però era rimasto per un po' in silenzio a condividere con Dante lo spettacolo dell'Eden. Beatrice non ha avvertito Dante della sua imminente scomparsa, vi ricordate? Certo. Quando dicevamo che Dante piange quando se ne va Virgilio, e qui invece solo domanda dov'è, chiaramente bisogna considerare che Virgilio Dante non lo vedrà più, perché torna nell'inferno. Invece Beatrice, a Beatrice sì, lei può dire addio con un senso anche etimologico, cioè ci vedremo in Dio nella mia morte. Allora, al verso 79, Dante ha appena detto che, nonostante questa enorme distanza, per dirlo tra virgolette, visto che lì non c'è distanza fisica che lo separa da Beatrice, la vede perfettamente, e quindi al verso 79 chiaramente la ringrazia di tutto quello che ha fatto per lui. Leggiamo quindi verso 79. O donna in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie,
di tante cose, quanti ho vedute, dal tuo podere, dalla tua bontà, te riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia, che fatta è sana, piacente a te, dal corpo si disnodi. Bellissime parole che Dante rivolge a Beatrice, prima con questo vocativo, donna che rende vigente la mia speranza, in cui si appoggia la mia speranza. E vedete come il presente della speranza contrasta con il passato di soffristi, cioè che hai tollerato per salvarmi. Lasciare le tue tracce nell'inferno, quindi calpestare il limbo. Questo è un verso cui potremmo dedicare anche moltissimo tempo, no? Perché Dante non ci si sofferma, ma la formula attraverso la quale si ricorda questa sorta di sacrificio di Beatrice, che non solo interrompe la contemplazione di Dio, ma che addirittura va in un posto vuoto di divinità, insomma, suggerisce che la visita di Beatrice al limbo l'ha modificata in qualche modo, ha lasciato vestigie, vero? Lì. Infatti, diciamo, dalla visita di Beatrice del Limbo è nato questo viaggio eccezionale che ha potuto fare Virgilio, nel quale ha conosciuto un intero regno che non gli è proprio, di cui probabilmente nel ritorno ha riferito ai suoi, insomma, compagni di lutto. Qui Dante, insomma, sta dicendo, lo sta dicendo in un modo molto bello, ma anche molto suggerente, la sta ringraziando di aver addirittura di non essersi, di essersi degnata, data la sua altezza, di visitare l'inframondo. E al verso 82 gli dice: di tutte le cose che ho visto fin qua, in tutto il viaggio, tutto quello che ho imparato, riconosco la grazia e la virtù del tuo potere e della tua bontà, cioè tutto quello che ho visto nel viaggio l'ho fatto grazie a te. E questo verso 85 è stupendo, no? E ci dà l'idea di questa libertà assoluta, superiore dei salvati rispetto anche del libero arbitrio che Dante aveva già acquistato quando visita il paradiso terrestre. Vi ricordate che lì le ultime parole di Virgilio contengono appunto questa dichiarazione che l'arbitrio di Dante è libero, sano e dritto. Invece Dante riconosce che Beatrice l'ha portato da servo a libertate. Questo è un verso che ha veramente un incanto, no? Perché la scelta di mettere in confronto l'aggettivo servo di due sillabe con il sostantivo libertate di quattro sillabe dà proprio l'idea della crescita, proprio dello spaziarsi, della libertà rispetto della condizione in cui Dante era nella selva, impedito dalle proprie passioni, dai propri peccati, di conoscere questa larghezza, vero? Tu m'hai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, cioè attraverso tutte le vie, tutti i modi di cui avevi la potestà, quindi mandandomi Virgilio, apparendo tu, mandandomi ora addirittura un'altra guida. E dopo aver ringraziato della sua missione, Dante chiede nell'ultima terzina a Beatrice di continuare a prendersi cura della sua anima, perché sa che quando tornerà al mondo recupererà necessariamente la fragilità umana. E quindi gli dice che in me
custodi la tua magnificenza, in modo che la mia anima, che tu hai risanato, si disnodi dal corpo piacendoti. Cioè che la mia anima, che ora è sana, continui ad essere sana fino al momento della mia morte e io come anima, continui a piacerti anche nella morte. Allora il Dante scrittore riprende dopo aver chiuso le virgolette al verso 91, così orai e quella si lontana come parea, sorrise riguardommi. Poi si tornò all'eterna fontana. Allora Dante molto semplicemente, bellissimo questo, dice così orai, e quella, cioè Beatrice, così lontana come appariva, sorrise e mi guardò con insistenza. Questo veramente è bellissimo perché Dante aveva già chiarito pochi versi prima che tutti i salvati avevano lo sguardo in Dio. Invece lei, mentre lui le parla, sta distraendo la contemplazione, sta guardando Dante, gli sorride per l'ultima volta e poi, come fanno tutte le anime dopo aver soddisfatto i bisogni del pellegrino, torna a guardare Dio. Questi sono i versi appunto che Borges, insomma, riscrive in un modo drammatico nel suo saggio La ultima sonrisa di Beatrice, come se qui ci fosse dolore, tragedia, vero? Invece, diciamo, è evidente, è stato evidente fin dall'inizio che questo soffermarsi sorridente di Beatrice in Dante è un ultimo gesto di amore, ha completato il suo ruolo di guida e torna come sempiternamente lei a contemplare Dio. E al verso 94 prende la parola questo anziano che evidentemente in un modo molto rispettoso è stato testimone della preghiera di Dante, è stato in silenzio aspettando che Dante, diciamo, salutasse la sua donna e ora che Dante l'ha fatto e che lei sta guardando di nuovo Dio, comincia lui, insomma, la sua ultima parte del tragitto come guida. E il Santo Sene: a ciò che tu assommi perfettamente, disse il tuo cammino, a che priego e amor santo mandommi, vola con gli occhi per questo giardino, che veder lui t'acconcerà lo sguardo più al montar per lo raggio divino. Allora, l'anziano dice: affinché tu porti al sommo perfettamente tutto questo viaggio che stai facendo, quindi tu riesca a finire il viaggio, il tuo cammino, a finire il quale una preghiera e l'amore santo di Beatrice mi hanno mandato, vola con gli occhi per questo giardino, giardino che qui sta per Rosa, vero? Dove sono tutti salvati. Giacché vedendo questo giardino, quindi la rosa, tu preparerai lo sguardo per essere più capace di entrare nel raggio divino. Quindi guardando di più la rosa, tu otterrai la potenza visiva, che è, come abbiamo detto tante volte, intellettuale, di guardare nel raggio che è Dio più dentro. E al verso 100 aggiunge l'anziano: e la regina del cielo, ond'io ardo tutto d'amor, ne farà ogni grazia, perché io sono il suo fedel Bernardo. Cioè, è Maria, chiaramente, la regina del cielo, di cui io sono devotissimo di amore, ci farà la grazia di intercedere tra te, Dante, e Dio, perché io sono il suo fedele Bernardo.
Ecco che si è presentata quest'anima, la cui identità io vi avevo comunque un po' anticipata, Bernardo di Chiaravalle, questo mistico marianista dell'undicesimo secolo che Dante conosceva per diversi suoi scritti, e che era nominato, diciamo, come alunno intimissimo della Nostra Signora, cioè la Vergine chiaramente, come il massimo amatore di Maria, e che ha probabilmente, molti critici si sono domandati sulla scelta di Dante, perché ha scelto per questo ruolo breve ma importantissimo proprio Bernardo di Chiaravalle. Va bene, qui anche questo richiederebbe di un intero corso, però l'idea che oggi, insomma, gode di più accettazione è quella secondo cui in Bernardo Dante trovava sia, diciamo, un grande contemplatore, cioè un mistico che in terra, come lui stesso dice dopo, aveva visto gran parte di quello che si può vedere del regno di Dio, e nello stesso tempo un critico molto severo alla ricchezza e alla corruzione del clero, per cui probabilmente Dante si trova particolarmente, diciamo, d'accordo con lui. E infatti il pellegrino si commuove in un modo davvero unico. Nel sapere, quando viene a sapere che questo Sene, questo anziano, è Bernardo, diciamo, il Dante scrittore, per avvicinare la sua commozione alla nostra comprensione, si serve per la terza volta dell'immagine del pellegrino, ma in questo caso del pellegrino che viene da molto lontano, qui è messa la Croazia come emblema della lontananza, e che viene a San Pietro, a Roma, a vedere il Santo Sudario, cioè la Veronica, questo tessuto in cui sarebbero le tracce del viso di Gesù Cristo. Dico che è una commozione unica perché se Dante lo paragona all'emozione che ha un pellegrino davanti al viso del Signore, è perché San Bernardo per lui è davvero, diciamo, vedere questo anziano lì, per lui è come vedere una reliquia di qualcosa veramente di un'altezza di santità superiore. E quindi lo dice così al verso 103, anche questo passaggio è stupendo. Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra, che per l'antica fame non si sazia, ma dice nel pensier finché si mostra: Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, or fu sì fatta la sembianza vostra? Tale era io mirando la vivace carità di colui che in questo mondo, contemplando, custodi quella pace. Sono versi davvero stupendi perché Dante introduce al discorso diretto l'emozione, diciamo, di questo pellegrino croata, vero? Quello che forse viene dalla Croazia a vedere la nostra Veronica, cioè quella nostra come cristiana, ma anche come italiana, vero? E che non se ne sazia per l'antica fame, cioè continua a guardare e nel pensiero si dice: finché può avercelo davanti questo santo sudario, Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, veramente fu questa la vostra sembianza, il vostro viso? Così ero io ammirando la viva carità di Bernardo, alluso attraverso questa perifrasi, che in questo mondo, cioè nel mondo degli umani, attraverso la contemplazione, gusto di quella pace del paradiso dove eravamo in quel momento. E allora, e qui narrativamente la situazione è questa: Bernardo ha detto a Dante, prima di presentarsi, vola con lo sguardo nella rosa, perché quello ti darà
potenza visiva per entrare più nel raggio di Dio. Ma siccome si è presentato dopo aver detto questo, Dante è rimasto talmente commosso dalla vicinanza di Bernardo che continua a guardare lui come uno che è davanti al Santo Sudario, e domandandosi: ah, tu sei Bernardo che ti ho letto tanto, ti ho ammirato tanto? E quindi in pratica, per diciamo amore devoto di lui, non gli sta dando retta, perché lui gli aveva detto: guarda la rosa. E quindi, come un padre tenero, come si è detto prima, invece di dire: ma che ti ho detto di fare?, gli dice molto gentilmente al verso 112: figliol di grazia, quest'esser giocondo, cominciò egli, non ti sarà noto tenendo gli occhi pur qua giù al fondo. Cioè, non figliolo di grazia, no? Di grazia straordinaria, questa vita gioiosa del paradiso non la potrai conoscere mantenendo gli occhi giù al fondo, nel giallo della rosa dove siamo noi due. Quindi non guardare me, ma, aggiunge al verso 115, ma guarda i cerchi fino al più remoto, tanto che veggi seder la regina, cui questo regno è suddito e devoto. Cioè, ma guarda i cerchi della rosa, i diversi gradini, fino a vedere, si sottintende nel termine più alto, Maria, cioè la regina di cui tutto questo regno dell'Empireo è suddito e devoto. Allora Dante qui si dà retta all'ordine, all'indicazione di Bernardo, e per dirci come Maria illuminava diciamo, questa rosa, si serve di una bellissima immagine naturale. Al verso 118, io levai gli occhi e come da mattina la parte oriental dell'orizzonte soverchia quella dove il sol declina, cioè come al mattino la parte orientale, che dove sta nascendo il sole, supera in luce nell'orizzonte rispetto alla parte in cui il sole in occidente di solito scende, cioè quando c'è una parte del cielo che è più vivace, più illuminata dell'altro, così al verso 121, così quasi di valle andando a monte con gli occhi, vidi parte nello stremo vincer di lume tutta l'altra fronte. Cioè così io con gli occhi, facendo questo movimento come se da una valle andasse fino alla cima di un monte. Stupenda anche questa immagine così naturale, no? Che quasi ci invita la prossima volta che saremo in un posto di montagne a ricordare questo innalzarsi metafisico dello sguardo di Dante in comparazione con il vedere di un monte, vero? Quando prima si è vista una valle. Così vidi che nello stremo, nella parte superiore della rosa, c'era una luce che superava tutta l'altra fronte, tutto il resto che è di fronte. E chiaramente quello è il posto dove è seduta Maria, che è quella appunto che Bernardo gli ha detto di vedere. E al verso 124, è come quivi, ove s'aspetta il temo che mal guidò Fetonte, più si infiamma, e quince quindi il lume si fa scemo, cioè è come qui, come nel luogo di Oriente, dove si sta aspettando l'uscita del sole, cioè il carro che è stato mal guidato da Fetonte. Vi ricordate che questo mito ovidiano l'abbiamo, diciamo, anche ricordato all'inizio del canto 17, quando Dante paragona se stesso appunto con Fetonte, che davanti a Climene versa avere della sua origine, così lui è davanti a Beatrice e a Cacciaguida, no? Allora, così come laddove in Oriente si sta aspettando l'uscita del sole,
più si infiamma quella parte, cioè più riceve luce, e quince quindi, cioè ai lati da questo punto dove sta per uscire il sole, la luce si va scemando, cioè diventa più debole, perché la parte più intensa è laddove sta per uscire il sole, così, cioè con una luce più intensa, che poi ai lati diventa invece più lieve, così quella pacifica aurea fiamma nel mezzo si avvivava ed ogni parte per igual modo allentava la fiamma. Allora, questa immagine dell'aurea fiamma è discussa, cioè a che cosa si sta riferendo Dante? Cioè, questa era la bandiera, diciamo, dell'esercito francese, che era, diciamo, aveva delle fiamme appuntite, e secondo alcuni Dante la sta usando per riferirsi alla Vergine, secondo altri a quella zona dove la Vergine, che appunto, siccome le bandiere di solito si usano nella guerra, in questo caso è pacifica, vero? È come un'immagine di ardore analoga alla bandiera, ma in pace, nel mezzo s'avvivava, cioè nel centro era più intensa, e da ogni parte allentava la fiamma, diventava una fiamma più debole attorno a sé. E a quel mezzo, con le penne sparte, vidio più di 1.000 angeli festanti, ciascun distinto di fulgore d'arte. E nel mezzo, che c'è chiaramente Maria, con le ali aperte, io vidi più di 1.000 angeli che volavano celebrandola, ognuno diverso dall'altro in fulgore e nella velocità e nel movimento che facevano. Di nuovo Dante, anche in questa immagine stupenda, che ha per centro chiaramente Maria, ci ricorda, insomma, di passaggio, il diverso grado di beatitudine individuale di cui godono anche gli angeli. E allora Dante sta vedendo, per indicazione di Bernardo, nella parte più alta della rosa, la zona più illuminata, dove c'è un centro fulgido, è come si dilegua la luce attorno a questo centro. E come attorno al centro volano 1.000 angeli che celebrano Maria. E al verso 133, vidi a lor giochi, quivi a lor canti, ridere una bellezza che Letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. Cioè, vidi che davanti a quei voli e a quelle melodie che cantavano, sorrideva una bellezza, che chiaramente è Maria, che era Letizia negli occhi di tutti gli altri santi. Cioè il sorriso di Maria dà gioia a tutti i salvati. E qui Dante al verso 136 dichiara, in un modo di nuovo diverso, l'ineffabilità della delizia che proveniva da Maria. E lo dice così: e se io avessi in dir tanta divizia quanta ad immaginar, non ardirei lo minimo tentar di sua delizia. Cioè è un modo molto succinto, indiretto, di dichiarare l'impossibilità che ha di descrivere il piacere che derivava da questa visione. E lo dice così: anche se io avessi, ma è sottinteso, non ce l'ho, tanta capacità di dire quanta ho per immaginare, cioè per prendere con la facoltà immaginativa quello che i sensi mi porgono e dargli un senso, cioè anche se io avessi la capacità di dire analoga, sufficiente per dire quello che io immagino, cioè faccio oggetto della mia conoscenza mentale, non oserei comunque tentare nemmeno il minimo
nella descrizione della sua delizia. Che ci sta dicendo Dante? Che anche il suo immaginare, ora che sta scrivendo anni dopo, quello che entra nella sua memoria di quello che vide nella Pasqua del 1300 è minimo, cioè che lui non immagina, cioè ricorda nella sua mente solo una parte minima della delizia che vide lì in alto nell'Empireo, e che non ha le parole nemmeno per descrivere questo minimo che il suo immaginare gli offre, ma che anche se ce l'avesse, questa parola così potente, non oserebbe dirlo perché è consapevole che non rende nemmeno un minimo di quello che lei veramente appariva nell'Empireo. E al verso 139, Bernardo, come vide gli occhi miei nel caldo suo caler fissi e attenti, gli suoi con tanto affetto volse a lei che i miei di rimirar fe più ardenti. Allora Bernardo, non appena vide che i miei occhi erano fissi e attenti nel suo caldo calore, ardere, calere, cioè Bernardo chiaramente stava aspettando, stava guardando Dante, aspettando che Dante con lo sguardo arrivasse a vedere Maria e rimanesse lì con lo sguardo fisso. Ora che vede che Dante è già così, anche lui rivolse, Bernardo, gli occhi suoi a lei, a Maria, con un tale affetto, dice Dante al verso 141, che fece, dice Dante, che i miei occhi contemplassero con più ardore ancora. Questo è molto interessante perché c'è come una sorta di contagio di ardore di carità. Cioè, nel Paradiso, questa è una cosa che aveva anticipato Virgilio quando nel Purgatorio aveva osservato che noi umani, desiderando cose materiali, necessariamente eravamo indotti all'invidia, perché ci ostinavamo, nonostante l'invito delle bellezze eterne, a mettere il nostro desiderio in beni materiali che, se condivisi, necessariamente diminuiscono. Mentre invece, come spiega, perché Dante ne ha bisogno, Virgilio, il vero bene, quello che tutti dovremmo desiderare, non soltanto non si divide e diminuisce se più lo amano e se più ottengono il godimento di questo oggetto, ma addirittura più ogni individuo gode dell'amore di Dio, quanti più sono gli individui che vi godono. E Virgilio dà questa, appunto, questa immagine degli specchi che riflettono di più la luce, più sono, più si illumina l'Empireo. E quest'idea, secondo cui più arde di carità un salvato, più ardono gli altri, è qui, diciamo, minimamente ricordata nell'effetto che provoca nell'ardere di Dante l'ardore dell'affetto di Bernardo per Maria. Lui stava già ardendo di carità guardandola, ora che anche lui, Bernardo, rivolge lo sguardo verso Maria, Dante è più ardente ancora nel guardare lei. Bene, che canto stupendo, vero? Bene, sì, grazie. No, grazie a voi e grazie a Dante, che veramente si dimostra fino all'ultimo suo verso meritevole del suo nome, no? Perché Dante vuol dire colui che dà, vero? Cioè Dante è il participio presente del verbo dare, ed effettivamente quello che ci dà attraverso il suo libro non ha limiti. Lo rileggiamo?
In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ma l'altra che volando vede e canta la gloria di colui che l'innamora e la bontà che la fece cotanta, siccome schiera d'ape che si infiora una fiata e una si ritorna laddove suo lavoro si insapora, nel gran fior discendeva che s'adorna di tante foglie e quindi risaliva laddove il suo amor sempre soggiorna. Le facce tutte avean di fiamma viva e l'ali d'oro e l'altro tanto bianco che nulla neve a quel termine arriva. Quanto scendean nel fior di banco in banco, porgevan della pace e dell'ardore che le acquistavan ventilando il fianco. Nell'interporsi tra il di sopra e il fiore di tanta moltitudine volante impediva la vista e lo splendore che la luce divina è penetrante per l'universo secondo che è degno, sicché nulla le può essere ostante. Questo sicuro e gaudioso regno, frequente in gente antica e in novella, viso e amore avea tutto ad un segno. O Trina luce, che un'unica stella scintillando a lor vista si le appaga, guarda qua giù alla nostra procella. Sei barbari venendo da tal plaga che ciascun giorno d'elice si cuopra, rotante col suo figlio ond'elle vaga, veggendo Roma e l'ardua sua opra, stupefaciensi quando Laterano alle cose mortali andò di sopra, io che al divino dall'umano, all'Eterno dal tempo era venuto e di Fiorenzi in popol giusto e sano, di che stupor dovea esser compiuto. Certo tra esso il gaudio mi facea libito non udire starmi muto. È quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando e spera già ridir com'ello stea. Su per la viva luce passeggiando menava io gli occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo recirculando. Vedea visi a carità suadi, d'altrui lume freggiati di suo riso e atti ornati di tutti onestadi. La forma general di paradiso già tutta mio sguardo avea compresa, in nulla parte ancor fermato fiso, e volgeami con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose, di che la mente mia era sospesa. Uno intendea e altro mi rispose. Credea veder Beatrice e vidi un sene vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna Letizia, in atto pio, quale a tenero padre si convene. E ov'ella, subito diss'io, ond'elli, a terminarlo tuo disiro, mosse Beatrice in me del loco mio. E se riguardi su nel terzo giro dal sommo grado, tu la rivedrai nel trono che i suoi merti le sortiro. Senza risponder gli occhi sollevai e vidi lei che si facea corona riflettendo da sé gli eterni rai. Da quella region che più su tona, occhio mortale alcun tanto non dista, qualunque il mare più giù s'abbandona, quanto lì da Beatrice la mia vista, ma nulla mi facea che sua effigie non discende a me per mezzo mista. O donna in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie, di tante cose quant'io ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontate riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia che è fatta e sana, piacente a te dal corpo si disnodi. Così orai, e quella sì lontana come parea, sorrise e riguardommi, poi si tornò all'eterna fontana. E il santo sene,
a ciò che tu assommi perfettamente, dissi il tuo cammino, a che priego e amor santo mandommi, vola con gli occhi per questo giardino, che veder lui t'acconcerà lo sguardo, più al montar per lo raggio divino. E la regina del cielo, un Dio ardo, tutto d'amor ne farà ogni grazia, però chi sono il suo fedel Bernardo? Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra, che per l'antica fame non sen sazia, ma dice nel pensier finché si mostra, Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, or fu sì fatta la sembianza vostra? Tale era io mirando la vivace carità di colui che in questo mondo, contemplando, gustò di quella pace. Figliol di grazia, quest'esser giocondo, cominciò egli, non ti sarà noto, tenendo gli occhi qua giù al fondo, ma guardi i cerchi infino al più remoto, tanto che veggi seder la regina, cui questo regno è suddito e devoto. Io levai gli occhi, e come da mattina la parte oriental dell'orizzonte soverchia quella dove il sol declina, così quasi di valle andando a monte con gli occhi, vidi parte nello stremo vincer di lume tutta l'altra fronte. E come quivi ove s'aspetta il temo che mal guidò Fetonte, più si infiamme, quinci e quindi il lume si fa scemo, così quella pacifica olia fiamma nel mezzo s'avvivava ed ogni parte per igual modo allentava la fiamma. E a quel mezzo con le penne sparte vidi io più di 1.000 angeli festanti, ciascun distinto di fulgure ed arte. Vidi a lor giochi, quivi a lor canti, ridere una bellezza che letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. E se io avessi in dir tanta divizia quanta ad immaginar, non ardirei lo minimo tentar di sua delizia. Bernardo, come vide gli occhi miei, nel caldo suo caler fissi e attenti, li suoi con tanto affetto volse a lei, che i miei di rimirar fe più ardenti. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.